Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento con il webinar. Il webinar di oggi è sulle terapie infusionali. Io sono Donatella De Francesco dell'Accademia Limpedismov e sono oggi con noi la dottoressa Maria Chiara Sensi dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara e il dottor Maurizio Zibetti della Città della Salute e della Scienza di Torino. Prima di lasciarvi a loro, vi ricordo che chi volesse intervenire con delle domande può farlo accedendo, cliccando sulla freccetta arancione in alto a destra sul pannello di controllo e inserendo quindi il testo della domanda da porre nella sezione domande. Vi ricordo anche che oggi sono stati caricati alcuni documenti nella sezione documenti, relativi ovviamente al tema trattato, quindi chi volesse può scaricarli nell'apposita sezione. Io per il momento vi saluto, lascio la parola alla dottoressa Sensi e buon webinar a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Oggi ci occupiamo con il dottor Zibetti di Torino, che è esperto in disordini di movimento e si occupa nello specifico di Parkinson in fase avanzata e complicata, di quelle che sono due terapie importanti per questa fase, che sono appunto le terapie infusionali. Nello specifico quella con la terapia infusionale con levodopa, carbidopa infusionale ed apomorfina. Quindi ci esporrà una serie di criteri che ovviamente spiegheranno come funzionano questi tipi di terapie e nello specifico se nel corso della nostra chiacchierata ci sarà necessità di fermarci per fare domande, per chiedere delle precisazioni, io sono qui apposta per aiutarvi e per trasferire al dottor Zibetti tutte le questioni aperte. Buon proseguimento. Prego, Maurizio. Buongiorno a tutti. Allora, io vi parlo appunto delle terapie infusionali per il trattamento della fase avanzata della malattia di Parkinson. Quindi ho pensato di fare una breve introduzione sulla storia naturale della malattia di Parkinson e per capire a quale momento della malattia queste terapie fanno riferimento. Allora, questo schema che vedete qua fa vedere che i sintomi, sta a rappresentare il fatto che i sintomi del Parkinson sono stabili in una prima fase, indipendentemente da quella che è la concentrazione nel sangue del farmaco. Vedete qua rappresentato da questa linea che va su e giù. Man mano che passano gli anni, vedete qua, 5-7 anni, questi sono, diciamo, indicazioni di tempi molto molto variabili da persona a persona, quindi, però in generale si identifica quella che viene inizialmente chiamata la fase delle fluttuazioni motorie, eh? Quindi questo alternarsi rosso-blu vuol dire che i sintomi sono stabili quando è blu, si dice fase on, e invece il rosso fa riferimento al fatto che i sintomi parkinsoniani ricompaiono. Questa alternanza di on e off comincia a diventare sempre più, diciamo, evidente, di nuovo col passare degli anni, e si sommano a questo anche delle altre complicazioni che sono i movimenti involontari, che alla fine si arriva ad una condizione in cui diventa molto molto difficile trovare la quantità di farmaco e la modalità di somministrazione dei farmaci per evitare che si creino condizioni di off o viceversa si creino discinesie invalidanti. Quindi questa è la condizione, quest'altro schemino qua fa vedere come nel tempo la terapia può diventare sempre più complessa, vedete, aumentando, passando il tempo. Qua, passando il tempo. Si aumentano i farmaci, si aumentano il dosaggio, la frequenza delle dosi, si mettono anche tutta una serie di farmaci di sussidio alla levodopa come gli inibitori COMT, inibitori MAO. Comunque la terapia diventa a questo punto estremamente, può diventare estremamente complessa ed è qui che intervengono la possibilità. Questi qua sono degli esempi di, per esempio, discinesie molto importanti, oppure qui in basso abbiamo un esempio di. Signor Spanoffa, Opa. mi dice come si chiama?
Allora, e qua un esempio invece dicevo di acinesia, cioè di estrema lentezza dei movimenti. Quando è nato? Comunque, questa condizione qua, come dico, può essere la condizione in cui si pensa ad implementare queste terapie della fase avanzata. Allora, partirei dalla duodopa, cioè l'infusione intestinale di levodopa carbidopa. Allora, Maria Chiara, dimmi tu, insomma, se o ci sono già delle domande, oppure secondo te come procediamo adesso? Sono domande, ti volevo chiedere una chiarificazione per chi ci ascolta. Ho visto che ovviamente clinicamente tu hai usato l'ONE IAR come criterio di suddivisione delle varie fasi. Sarebbe importante che tu ci dicessi, per esempio, qual è lo stadio, che cosa vuol dire l'ONE IAR e perché noi usiamo determinati stadi di malattia per cominciare a parlare di terapie infusionali. Certo, sì, questa è un'ottima osservazione. Effettivamente, cioè, noi neurologi usiamo tutta una serie di scale per chiarirci anche noi, per definire quali sono i momenti, quali sono le condizioni in cui applicare in particolare queste terapie. Allora, l'ONE IAR fa riferimento alla gravità della malattia. È chiaro che noi qua stiamo pensando a stadi che vanno dal, diciamo, 2,5 in poi, cioè quando cominciano ad esserci, oltre che dei sintomi, diciamo, oltre che le complicazioni motorie, anche dei sintomi assiali, che vuol dire, per esempio, disturbo della deambulazione. Questo è molto importante. Allora, il disturbo della deambulazione è E questo un definisce la disturbo. fase un po' più complicata. Esatto, cioè ha senso cominciare ad immaginare di fare una terapia di fase avanzata quando ovviamente le condizioni, diciamo, motorie cominciano a diventare difficili da sopportare e quindi quando questo comincia a creare un'invalidità importante e difficoltà importanti nelle attività della vita quotidiana. Okay? Quindi al di là di questi stadi, negli aree, eccetera, la cosa fondamentale è capire insieme alla persona che decide di, insomma, affrontare questo percorso e chiarire bene che diciamo, che la terapia di fase avanzata, come per esempio la duodopa, implica una maggiore invasività di trattamento, implica una maggiore medicalizzazione, e questo, diciamo, ha senso pensarci se la controparte è un miglioramento sostanziale. Diciamo della qualità di vita che uno si possa aspettare. Quindi stiamo parlando di condizioni già in cui i problemi motori nella giornata danno fastidio, in cui le ore di cosiddetto off nella giornata sono anche lì un numero di ore considerevole della giornata. Poi è chiaro, non esistono dei valori assoluti. Nessuna persona è uguale a un'altra, quindi ciascuno bisognerà valutarlo nel contesto della persona. Ecco, questo è importante. Bene, direi che puoi cominciare a illustrare quali sono le terapie della fase avanzata, quindi vedo che hai già descritto, prosegui pure con quello che. In questa diciamo, viene rappresentata sia la infusione sottocutanea continua di apomorfina, sia l'infusione duodenale della levodopa carbidopa, sia la stimolazione cerebrale profonda. E della stimolazione cerebrale profonda non parleremo, però è importante sapere che, diciamo, che esistono queste tre cose perché il contesto è quello, cioè c'è la possibilità di valutare queste tre metodiche. Per quanto riguarda
Allora, l'infusione intestinale di levodopa carbidopa, quello che capita è che l'infusione avviene attraverso un cateterino, un tubicino, che viene fatto passare attraverso quella che viene definita PEG, cioè gastrostomia endoscopica percutanea, che è una procedura, viene posizionato sostanzialmente questo tubicino che fa da adito allo stomaco attraverso la parete intestinale. Questa è una metodica standard che viene utilizzata per la nutrizione artificiale nei pazienti che hanno problemi a deglutire ed è stata poi invece utilizzata e modificata per questa infusione del farmaco. Quindi in questo caso la PEG e questo tubicino esterno che dà adito allo stomaco, e poi c'è un tubicino interno in cui, che passa attraverso lo stomaco e la cui punta viene posizionata nella prima parte dell'intestino. Il farmaco viene rilasciato in questo duodeno, nella prima parte dell'intestino, che è dove viene assorbito. Questo fa sì che la concentrazione del farmaco che si riesce ad ottenere in circolazione diventa molto molto più costante, ok? E questo si riflette poi in un costante controllo dei sintomi motori nella giornata. Questo schemetto qua vi fa vedere il fatto che quello che ha permesso l'applicazione diciamo clinica di questa metodica è il fatto che si è riusciti a concentrare in un volume molto ridotto questa la levodopa carbidopa. Vedete, in 100 millilitri di soluzione che viene messa in questa cassettina qua, che viene cambiata quotidianamente, è sufficiente a coprire generalmente il fabbisogno della persona per l'intera giornata, ok? Quindi, e questo qua fa vedere come la concentrazione nel sangue sia stabile rispetto invece con la duodopa, sia stabile invece che con la terapia presa per bocca, e questo si traduce in un miglioramento effettivamente dei sintomi. Allora, Maria Chiara, dimmi, secondo te Credo che tu abbia cosa pensi? spiegato chiaramente come il meccanismo d'azione. Vuoi entrare un po' nello specifico sulla gestione o entri dopo sul discorso su come si gestisce il device del paziente? Ma allora, magari, allora, vediamo un po', se volete, sì, effettivamente se voi posso spiegare un po' meglio la gestione Allora, dell'apparecchio. ti Allora, pongo una domanda. sì. C'è una domanda che è appena arrivata in merito a un nuovo intervento che è stato appena fatto a Palermo, almeno così è stato richiesto. E la signora chiede quali aspettative ci sono per la malattia. Mi pare di intendere che voglia ovviamente capire qual è l'aspettativa di vita per chi fa queste terapie avanzate, cioè è una terapia che allunga la durata di vita o migliora alcuni sintomi della malattia? Ok, no, direi che allora la risposta è che è una terapia volta a migliorare la qualità della vita delle persone. Quindi quello che ci si può aspettare è che questo faccia sicuramente, non è che diciamo prolunghi la vita, quello che prolunghi l'aspettativa di vita delle persone. Stiamo parlando di una modalità di trattamento più efficace, se vogliamo, rispetto alla terapia orale presa per bocca, perché riesce a garantire una maggiore stabilità del controllo dei sintomi nella giornata. E questo consente alla persona di tornare, diciamo, a poter gestire la propria vita quotidiana senza questa spada di Damocle del fatto che se non prende le pastiglie in orario si blocca o non è più in grado
di fare le attività della vita quotidiana ed essere autonomo in questo senso qua. Ok? Quindi questo è quello che ci si può aspettare, non invece un aumento dell'aspettativa di vita. Aggiungo solo questo, non so a Ok, cosa si un'altra domanda. riferisce. A quale intervento si riferisce a Palermo? Secondo te potrebbe trattarsi A degli quello della ufficiali? duodopa, nel senso che la signora probabilmente voleva capire se, da quel che io leggo, se c'è una efficacia nel curare la malattia. Tu hai sottolineato che c'è cura, cioè cura, controlla meglio della terapia orale i sintomi di scompenso della malattia, i movimenti involontari, i blocchi e quello che sono i problemi ad essi correlati. Quindi la duodopa di fatto dovrebbe migliorare questi sintomi meglio che la terapia orale, per quello che ovviamente ci abbiamo spiegato prima. C'è un'altra domanda che faccio subito. Una signora mi ci chiede che vede che c'è una ferita aperta pienamente, perennemente aperta, giustamente, e si pone dei dubbi, dice, crea dei problemi quella ferita finale? Questa è un'ottima domanda. Allora, ovviamente diciamo, noi in termini tecnici parliamo di stomia, cioè a dire che effettivamente è così, cioè si crea attorno al punto in cui il tubicino entra, passa attraverso la parete addominale ed entra nello stomaco, diciamo, non è una ferita perché la cosa si rimargina, però c'è bisogno, diciamo, di particolare attenzione e cura a mantenere con una buona igiene, diciamo, mantenere in buone condizioni è abbastanza delicato, però non implica nessun tipo di procedura particolare. Sostanzialmente va tenuto igienicamente pulito. Poi esistono tutta una serie di possibili piccole, diciamo, complicazioni legate al fatto che a volte può infiammarsi un pochino, può esserci una minima perdita dei succhi gastrici, del contenuto dello stomaco che va ad irritare localmente la cute, però sono tutte cose gestibili in maniera assolutamente tranquilla. Questa, diciamo, domanda e interesse mi fa venire in mente una cosa importante da dire, che è il fatto che, diciamo, la gestione di questo tipo di apparecchio è molto semplice, però è fondamentale che la persona con la malattia di Parkinson sia accompagnata e abbia qualcuno che gli dia una mano nel gestire questa cosa, perché sì, sono tutte cose molto semplici che uno può fare da solo, però avere qualcuno che aiuta e dà una mano è fondamentale per la buona gestione e poi per il fatto che questo possa essere portato avanti negli anni. Ecco, perché un'altra cosa che non ho detto, ma che è importante sapere, è che non ci sono dei limiti, la durata poi del funzionamento, diciamo, di questa modalità di trattamento è indefinita, cioè va avanti per anni e anni. Ci sono degli studi che ci hanno fatto vedere che ci sono pazienti che sono andati avanti fino a 20 anni consecutivi con questo sistema di infusione. Quindi, diciamo, è possibile, non è una cosa che. D'altra parte, il farmaco che viene infuso è esattamente lo stesso di quello che viene preso in forma di pastiglie, sempre levodopa E. Bene, allora direi che puoi proseguire Va con bene. la Allora. tua presentazione. Per il momento non ci sono domande specifiche. Ok, allora io direi anche adesso l'altra possibilità, oltre alla infusione appunto duodenale, che come abbiamo visto implica questo intervento che è la PEG, è
invece quest'altra modalità che è l'infusione sottocutanea continua di apomorfina. Allora, questa è meno invasiva, diciamo, come metodica perché l'infusione avviene, questa qua è la pompa e questa qua è una siringa che viene caricata con la quantità di apomorfina che serve per l'intera giornata e poi viene tutto attaccato a un piccolo ago che viene innestato nel tessuto sottocutaneo dell'addome generalmente, quindi molto poco invasiva. Allora, questa è anche una modalità che può essere, diciamo, in qualche modo implementata, nel senso che può essere un'alternativa alla duodopa o alla DBS. Bisogna tenere presente che, diciamo, le caratteristiche del paziente che ha dato a questo tipo di infusione, però, sono un po' diverse da quelle invece adatte all'infusione della duodopa. Quindi anche qua bisogna in qualche modo essere preparati a decidere in base alle caratteristiche della persona in quel momento qual è la terapia più utile e più adeguata. Tanto per ho preparato due o tre, diciamo, punti fermi, semplici per avere un'idea generale. Poi è chiaro che per decidere se per una persona è adatto quel tipo di terapia è una cosa che va fatta, diciamo, su base individuale. Vi dico come facciamo noi alle Molinette, qua a Torino facciamo proprio una riunione di equipe che, diciamo, valuta il singolo caso del singolo paziente e diamo una, come dire, una idea di quale sia la terapia più adeguata per trattare i pazienti. Però, per esempio, l'infusione sottocutanea continua di apomorfina è generalmente applicabile utilmente bene nei pazienti più giovani, che siano poco, diciamo, motivati a fare cose più invasive, tipo comunque la DBS, vabbè, la stimolazione cerebrale profonda, quella è chiaramente più invasiva, però anche la duodopa che ha questa necessità di fare la PEG. Però è importante ricordare che i disturbi, per esempio, neuropsichiatrici associati, tipo, diciamo, la depressione oppure il disturbo del controllo degli impulsi, ecco, queste sono cose che devono mettere un po' in guardia e la pomorfina, come comunque è un dopamino agonista e come tale può avere tra gli effetti collaterali proprio di disturbi neuropsichiatrici. E comunque anche per l'infusione sottocutanea continua di apomorfina è necessario un caregiver. Viceversa, per la duodopa, le caratteristiche del paziente che si possono prendere in considerazione per andare a dire sì, questo può essere utile applicarlo in questo caso è per esempio l'età. L'età non è un problema. Voi sapete che per esempio nella stimolazione cerebrale profonda in Europa in generale però si tende a non operare persone sopra i 70 anni di età, 65-70 anni diventa un limite oltre il quale la maggior parte dei gruppi non opera i pazienti, volentieri i pazienti di DBS, mentre nel caso della duodopa questo non è un fattore limitante, diciamo. Ovviamente, diciamo, anche qui le persone che sono candidabili, diciamo, alla stimolazione cerebrale profonda, possono prendere in considerazione tutte e due le cose, però la duodopa in questo ovviamente è meno invasiva, quindi questo è sicuramente un punto a favore della duodopa. Anche per quanto riguarda i sintomi associati a cui uno deve stare attento, c'è questo il problema dei sintomi, dei deficit cognitivi. Allora, è
possibile che con l'evolvere della malattia compaiano anche oltre i sintomi motori dei deficit cognitivi. Noi sappiamo ormai per esperienza che i deficit cognitivi anche lievi sono una controindicazione, anche se per dire non danno fastidio nella vita quotidiana, però sono una controindicazione per la stimolazione cerebrale profonda. Mentre non è così per la duodopa. Ok, quindi deficit cognitivi lieve moderato non è una controindicazione alla duodopa. E necessità del caregiver, l'ho già detto prima, questo invece è fondamentale sempre. Ok. Allora, dimmi Maria Chiara se sono state Allora, chiare. ci sono delle Sì. domande? Ci sono delle domande, Maurizio. In assoluto, una signora ci chiede giustamente, perché tu hai parlato dei problemi di disturbo del controllo degli impulsi, e la signora giustamente chiede come i dopaminagonisti che il paziente prende per bocca, ropinirolo piuttosto che pramipexolo piuttosto che rotigotina. Quindi queste terapie possono dare dei disturbi del controllo degli impulsi tanto da dover sospendere la via? Allora, quindi era riferito alla infusione sottocutanea continua di apomorfina, giusto? Allora, Sì, anche se la duodopa può dare questo. diciamo così Se l'una è tale. quindi sia l'uno che l'altro. Allora, in realtà, diciamo, nel caso della duodopa, c'è questa idea qua che l'infusione più costante dovrebbe in qualche modo ridurre la propensione allo sviluppo di questi disturbi di controllo degli impulsi. E viceversa, l'infusione sottocutanea di apomorfina sembrerebbe associato ad un possibile aumento di questi disturbi. Quindi, in presenza del disturbo, personalmente opterei per la duodopa se si può scegliere tra le due condizioni. Però il discorso è reso più complesso dal fatto che comunque non è che per esempio i pazienti in duodopa è possibile che continuino anche a fare una terapia farmacologica associata, non è detto che smettano completamente tutti i farmaci per bocca. Quindi anche qua ci si può poi regolare anche in base a quali farmaci associati mantenere e quali invece togliere nel caso in cui si sviluppino i disturbi del controllo degli impulsi. Quindi direi così. Altra domanda che è stata fatta, che è abbastanza inerente, è la PISA syndrome. Nello specifico, quali sono le cause e quali sono le terapie che si possono utilizzare, ma e si chiede appunto se queste terapie possono essere d'aiuto in questo tipo di problema. Ma allora, ci sono, diciamo, alcuni casi riportati in cui dei disturbi dei disturbi della postura, in particolare la PISA syndrome, come lo sappiate tutti, fa riferimento ad una deviazione assiale del tronco, quindi sono persone che hanno una deviazione laterale del tronco. Sono stati descritti effettivamente casi in cui con la duodopa questa deviazione laterale del tronco migliorava. Sono stati descritti anche casi in cui, per esempio, l'anterocollo, che è un altro, diciamo, disturbo della postura in cui anterocollo o anche camptocormia, cioè in cui il tronco è piegato in avanti e anche il capo è piegato in avanti, è stato un recente lavoro pubblicato che fa vedere che effettivamente può esserci
un miglioramento della postura anche con la duodopa. Diciamo che sono per adesso solo singoli casi, quindi non bisogna, quando è così, diciamo, in queste situazioni, di solito quello che si fa è che si vanno poi a studiare proprio queste alterazioni della postura prima e dopo il trattamento, per vedere se effettivamente poi questo si conferma anche in altri casi. Per adesso non abbiamo ancora, non si può ancora dire a priori se questo capita. Mi fa venire in mente che Alfredo, posso, prego. scusa, Maria Chiara, dicevo solo più questo, cioè che con la duodopa esiste la possibilità di fare un test nella fase preliminare, quando uno deve decidere se iniziare il trattamento o no. Si può mettere un sondino dal naso che viene posizionato fino nell'intestino. Quindi la somministrazione del farmaco avviene esattamente come poi avviene tramite la PEG, ma è temporaneamente attraverso il sondino, attraverso il naso. Questo consente di provare, questo lo facciamo regolarmente in ospedale, per alcuni giorni, 2 o 3 giorni, cosa capita con l'infusione. Per esempio, andare a vedere se la sindrome di Pisa, quindi la deviazione assiale del tronco, se migliora o meno durante i 3 giorni in cui uno fa la prova, può essere un modo poi per decidere se effettivamente farlo oppure no. Quindi c'è questa possibilità di andare a provare prima di fare la PEG, per esempio. Ok, un'altra domanda interessante che ho provato un po' a chiarire, ma non ci sono riuscita. Un signore ci descrive il caso della moglie che vive 2 anni or sono con la duodopa e ha fatto diversi riarrangiamenti della terapia con la infusione continua, però lui dice testualmente che non ci sono stati nessun effetto favorevole, tanto che dopo pochi mesi si è arrivata alla decisione di sospenderla. Questo signore ci chiede, quindi è tornato alla terapia orale. Quindi, secondo te, quali possono essere state le cause per cui c'è stato questo fallimento di questa terapia? E quando c'è anche una risposta così negativa alle terapie di questo tipo, quali altre soluzioni si possono prevedere? Ma allora io quando ci sono, diciamo, delle situazioni in cui proprio non funziona fino a doverlo togliere, la prima cosa che viene in mente è che bisogna capire se l'indicazione a metterla nel primo, diciamo, se l'indicazione è stata corretta. Purtroppo sovente, non sovente, ma può capitare che, per esempio, cioè la premessa a tutto è che, come ho già detto prima, il farmaco che viene infuso per via tramite la PEG è lo stesso che viene dato in pastiglie, quindi è sempre levodopa. Perciò è fondamentale che ci sia la risposta alla levodopa. Quello che a volte può capitare è che uno pensi a fare la duodopa quando la risposta alla terapia farmacologica non è più buona, non è più ottimale, ma bisogna stare attenti perché a volte ci si può confondere tra una situazione in cui la risposta alla terapia c'è, ma dura poco, e quando è così, allora la duodopa è sicuramente utile. Ma se invece il problema è che non è che la risposta duri poco, ma si riduce o è quasi nulla, a quel punto anche la duodopa non è più utile. Questo purtroppo si vede quando, per esempio,
c'è una, come dire, la diagnosi magari non è più malattia di Parkinson, ma si va verso una condizione di parkinsonismo atipico. Esistono forme di atrofia multisistemica o MSA che per vari anni possono rispondere alla levodopa, quindi essere confusi con una malattia di Parkinson o diciamo presi come malattia di Parkinson. E poi però questa risposta alla terapia si perde e a quel punto anche la levodopa non è più efficace. Questa è la possibilità, diciamo. Però questa è una Sì. possibilità. Sì, nello specifico credo che tu hai risposto chiarissimamente al signore, una non risposta, quindi vuol dire che probabilmente, quindi una risposta quasi nulla anche pre-duodopa e una non risposta alla duodopa vuol dire che probabilmente ci troviamo di fronte a un quadro diverso della malattia di Parkinson, che è tipicamente responsivo alla terapia. Quella orale e ancora di più a quella infusionale. Altra domanda interessante. Ci chiede una signora: i dopamino agonisti si possono sospendere quindi a vantaggio della levodopa? Cioè, come probabilmente le vuole intendere, deduco, i pazienti che hanno gli effetti collaterali del non solo comportamentali, ma anche di altro tipo da dopamino agonista, possono trasformare il dosaggio di dopamino agonista in duodopa? E la risposta è assolutamente sì, cioè nella maggior parte dei casi si trasforma quasi tutta la terapia orale presa per bocca in infusione. Quindi si fa un calcolo, si fa una stima di quanto terapia viene presa per via orale e poi si trasforma il tutto in una dose oraria dell'infusione. Generalmente poi ecco, l'infusione generalmente avviene dal mattino fino al mattino appena si alza la persona, non so, 7, 8 del mattino, fino alla sera dopo cena o 9, 10 di sera. A quel punto però per non lasciare la notte completamente scoperta dalla terapia farmacologica, generalmente si utilizza ancora la levodopa a rilascio prolungato. Okay? Mentre nella giornata è possibile riuscire ad ottenere un buon controllo dei sintomi sostituendo completamente tutto il resto della terapia con l'infusione. A volte, diciamo, l'infusione si può associare invece non ai farmaci dopamino agonisti, ma a questi altri inibitori. Per esempio, è possibile associare la duodopa anche all'entacapone, che serve a prolungare, diciamo, a potenziare l'effetto della levodopa e consente di consumare un pochino meno farmaco. Ci sono situazioni in cui la cassetta, il contenuto della cassetta dura a malapena le ore di giorno della giornata, allora a quel punto è possibile associare qualcos'altro per evitare di utilizzare più di una cassetta, per esempio. Però i dopaminagonisti, per rispondere alla domanda, effettivamente si possono sostituire completamente in presenza di effetti collaterali, per esempio della sonnolenza, ma anche a volte disturbo il controllo degli impulsi. Uno può pensare di togliere i dopaminagonisti e lasciare solo la duodopa. Bisogna stare Altra però domanda. attenti perché viceversa ci sono altre condizioni in cui è possibile che sia utile mantenere basse dosi di dopaminagonisti anche con la duodopa. Bene, allora, una notazione che vorrei fare, perché stanno arrivando veramente tante domande. In primis, vi voglio dire che quelle che non riusciamo a rispondere privatamente,
pubblicamente con il dottor Zibetti, verranno risposte in una seconda battuta via email. E vi pregherei, visto che ci sono veramente tante domande, di fare domande proprio pertinenti alla materia che stiamo trattando, cioè le terapie infusionali, perché arrivano tante domande anche su situazioni che verranno anche affrontate in altri incontri. Quindi, con tranquillità, le domande più specifiche magari si faranno dopo. Ritornando alla duodopa e alle terapie, una signora ci chiede giustamente: la quantità di levodopa infusa rimane uguale alla terapia orale o diminuisce? Quindi, altra domanda consona, la duodopa è meglio della levodopa e perché? Ok, allora, ma generalmente la quantità totale di levodopa rimane invariata, eh? E questo si fa in base, diciamo, a dei calcoli, perché si trasformano, non so, se la persona assume la levodopa, il Sinemet, poi il dopamino agonista, non so, il mirapexina, eccetera, ci sono delle tabelle, diciamo, di conversione che ci consentono di calcolare qual è la dose equivalente in milligrammi di levodopa totale, e se uno fa il calcolo passa alla quantità totale nella giornata di milligrammi di levodopa che si assume sono poi uguali sostanzialmente. Quello che però cambia è la distribuzione nella giornata, nel senso che con la duodopa questo risulta molto più costante ed è questo che, diciamo, fa dire che si riesce ad ottenere un miglioramento della qualità della vita, dei sintomi, eccetera, però a parità di quantità totale di farmaco infuso. Non è che sia la duodopa, non è che sia meglio della levodopa, è lo stesso, diciamo, sostanza chimica. Quello che cambia è la modalità di somministrazione. Quindi il farmaco è esattamente lo stesso, però la modalità di somministrazione fa sì che l'effetto poi clinico sia migliore proprio perché riesce a spalmare l'effetto nell'arco delle ore della giornata e essere mantenuto per più ore. Altra domanda, è possibile che venga tenuta questa la duodopa, la gestione della duodopa, il macchinario attivo solo di giorno o anche di notte? Anche questa è una domanda molto interessante e allora la risposta è che è possibile mantenerlo anche di giorno. Generalmente, nella maggior parte dei casi, è sufficiente fare l'infusione solo durante le ore diurne, però ci sono casi un po' particolari in cui la gravità dei sintomi nella fase notturna in cui appunto non viene più somministrata la levodopa, quindi si va in una condizione di off, e questo off può, ricomparsa dei sintomi parkinsoniani, può disturbare anche in maniera estrema il sonno notturno. Quindi ci sono situazioni in cui non si riesce con nessun altro modo a migliorare la mobilità, i sintomi motori nella notte, e allora si può fare l'infusione anche di notte, quindi H24. Generalmente si riduce comunque la dose di infusione durante le ore notturne. Questo è per cercare di evitare di aumentare in maniera eccessiva la quantità di levodopa nelle 24 ore. E diciamo, anche qui diventa ancora più importante avere, diciamo, l'assistenza di un caregiver, perché poi di una persona che aiuta, quindi in pratica, perché il fatto di avere la pompa infusionale anche di notte dà qualche, diciamo, piccolo problema pratico in più. Però in casi particolari può essere un sistema valido.
Bene, se tu hai altre diapositive da mostrare, perché ci stiamo, se no ci sono alcune altre domande, però se hai altre diapositive ti No, no, inviterei ma a. chiaro, io andrei avanti a rispondere con le domande perché insomma io ho anche, possiamo tornare su alcune delle diapositive precedenti, però l'idea era quello di fare proprio un discorso il più possibile rispondendo alle cose che, agli interessi che suscita, insomma, in Ok, particolare. allora Quindi. vado alle domande che sono un po' al latere rispetto all'argomento, come ti avevo detto. Sono state tante, tante domande parlando di terapie avanzate sul nuovo macchinario che tu sai c'è a Verona, ma c'è in Italia da diversi anni anche a Palermo, che è quella Emergy FUS, detto in termini un po' banali, e molte persone vogliono sapere se ed efficace e se corregge i sintomi della malattia. Quindi una minima spiegazione, visto che non credo che avremo un webinar su questo argomento specifico. No, non è, per adesso non è previsto, magari poi dovremo anche prevederlo. Comunque, allora, in due parole, la metodica è questa: si tratta di allora, FUS vuol dire ultrasuoni focalizzati ed è una metodica che consente di produrre delle piccole lesioni controllate all'interno del cervello con un sistema di ultrasuoni. Quindi non vengono usati radiazioni, ma ultrasuoni con una, diciamo, metodica complessa, la cosa viene fatta all'interno della risonanza magnetica in modo tale da poter vedere esattamente il punto in cui la lesione viene prodotta e viene controllata in tempo reale l'effetto di questa piccola lesione. Al momento, quindi, può rappresentare, diciamo, una possibile alternativa alla terapia chirurgica, cioè alla stimolazione cerebrale profonda, quando ci sono delle controindicazioni alla stimolazione cerebrale profonda per via, diciamo, di patologie che non consentono di fare l'intervento. Quindi è una cosa che la cosa molto interessante è che queste lesioni vengono prodotte senza aprire il cranio, quindi con un sistema che non prevede l'apertura, insomma, quindi in questo senso è poco invasivo, però viene prodotta una lesione. Questo, consente in alcune forme di tremore, per esempio. I dati per ora che abbiamo più rilevanti riguardano il tremore e non ancora la malattia di Parkinson. Okay? Quindi direi che per adesso si può dire che può essere utile in alcune forme di tremore molto grave in cui non è possibile fare la stimolazione cerebrale profonda perché ci sono delle controindicazioni. Però per adesso, per il Parkinson, non ci sono ancora evidenze sufficienti per dire se potrà essere o meno utilizzato. Per adesso io direi che posso dire questo. Quindi direi che hai ben delineato il discorso, perché c'è molto afflato verso questo tipo di tecnica, però come giustamente hai sottolineato, è una tecnica che al momento si è risultata importante per il tremore, anche il cosiddetto tremore essenziale, ma bisogna ricordare che sugli altri sintomi importanti, cardine della malattia, non ci sono evidenze che possa essere efficace. Siccome sappiamo che il Parkinson non è solo tremore, il paziente deve essere consapevole che al momento l'indicazione è quella. Negli ultimi minuti che rimangono, quindi puoi delinearci, in base anche alla tua esperienza, qual è il candidato ideale a questo punto, sia per questa nuova tecnica, per la terapia infusionale, per la terapia con DBS? Ok, allora io direi che questa
Come candidati ideali abbiamo innanzitutto deve essere certa la diagnosi di malattia di Parkinson, questo abbiamo già detto prima, per evitare poi casi in cui uno prova la terapia e effettivamente non funziona. L'orientamento è che se in presenza di gravi fluttuazioni motorie o gravi discinesie, quindi movimenti involontari, che causano una compromissione della qualità di vita, delle attività della vita quotidiana, questa è la premessa. Allora, se la persona può fare la stimolazione cerebrale profonda perché ci sono le caratteristiche, quindi l'età non supera i 70, diciamo, non ci sono problemi di tipo cognitivo, non ci sono problemi di tipo psichiatrico associati, allora direi che un candidato simile no, io gli proporrei la stimolazione cerebrale profonda. Situazioni in cui o uno non è disposto ad affrontare il rischio connesso alla DBS, oppure ci sono iniziali problematiche o di tipo cognitivo oppure legate per esempio all'età, a quel punto la duodopa potrebbe essere la terapia preferenziale. Una condizione, diciamo, intermedia potrebbe essere l'indicazione alla infusione invece sottocutanea continua di apomorfina, magari in pazienti che pensano di andare a fare la DBS, magari o in fase in cui cosiddetta a ponte, cioè per vedere a parte che sovente c'è una lista d'attesa che fa sì che anche quando uno considera la DBS ci vuole un anno e mezzo per poi arrivare all'intervento. E in questo caso potrebbe essere è una buona indicazione anche la possibilità di fare l'apomorfina sottocutanea continua. Quindi io direi queste tre grosse categorie come idea per delinearlo in generale. Per quanto riguarda l'ultima della FUS, abbiamo ancora pochissimi dati su cui basarci, però tendenzialmente per adesso si prende in considerazione appunto in quei pazienti, diciamo col tremore essenziale, in cui la DBS è controindicata per motivi legati alle problematiche neurochirurgiche in senso stretto. Ecco, una cosa importante da sapere è anche che al momento queste qua, come tutte le terapie in cui si fa una lesione, questo si può fare solo su uno dei due lati del cervello, quindi questo si traduce nella possibilità di fare la correzione, per esempio, del tremore su una mano sola, nel caso del tremore, con questa FUS, l'ultrasuono. Ok, l'altra domanda che è venuta è questa, che è interessante secondo me. Aver fatto una delle due, tre tecniche, una delle infusionali o la DBS, controindica poi accedere all'altra? Ho fatto la duodopa, posso fare dopo la DBS? Ho fatto già la DBS, posso farla duodopa? Ok, certo, questa è una domanda interessante effettivamente. Allora, diciamo che la risposta generale è che non ci sono diciamo, problemi. La duodopa, se uno fa prima la duodopa e a un certo punto poi si decide che possa invece fare la DBS, questo è si può fare, okay? Può capitare anche il contrario, ci sono situazioni in cui pazienti per anni la DBS funziona bene, anche da un punto di vista clinico la persona sta bene per anni, poi se ricompaiono fluttuazioni motorie importanti è possibile anche associare la duodopa alla DBS, quindi questo anche sono usciti anche dei lavori in cui,
vedere che proprio questo può essere utile anche nel tempo associarlo. Quindi la risposta è no, non ci sono, diciamo, controindicazioni come dire, fare prima una cosa e poi l'altra, o a volte anche ad associarle, però tutto questo comunque, diciamo, è un po' cose teoriche, nel senso che poi bisogna vedere nella singola situazione se ha senso proporre la DOP quando c'è già la DBS, se ha senso proporre la DBS a qualcuno che sta andando facendo la DOPA e andando bene, non lo so. Quindi quello nello specifico bisogna sempre tenere in considerazione com'è la situazione. Parlare così in generale, la risposta in generale è sì, si può fare, poi bisogna vedere se ha senso farlo nella singola situazione, insomma. Allora, direi che non ci sono più domande, quindi se vuoi fare un assunto conclusivo per il proprio mancano pochissimi minuti, perché io non vedo domande. Va bene, ok. Ma allora, niente, direi che in generale abbiamo visto ormai in Italia, ecco, per esempio, la DOP in Italia si fa dal 2004. Questo ha portato ad accumulare una notevole esperienza e cosa si vede? Si vede che molti pazienti possono continuare ad andare molto bene per lunghi anni con questa terapia. Quindi, se le condizioni da cui si parte sono quelle giuste, quello che posso dire è che la DOPA può funzionare bene in questi tipi di pazienti. Per quanto riguarda l'infusione sottocutanea continua di apomorfina, ci sono, indubbiamente esistono situazioni in cui ci sono pazienti che continuano per lunghi anni con questa terapia, però dire che sono una minoranza, perché molto sovente capita che ci compaiono una serie di complicanze, per esempio i noduli sottocutanei nei punti in cui si inserisce l'ago, che a lungo andare poi possono diventare problematici. Quindi numero dei pazienti che mantengono a lungo termine per anni e anni consecutivi questa terapia è minore rispetto a quelli che invece iniziano a fare la DOP e poi la mantengono nel tempo. Della DBS parleremo diffusamente nel prossimo webinar con il professor Fasano da Toronto e farò da moderatore. C'era un'ultima domanda, stiamo proprio chiedendo, a cui ho già risposto vagamente io, ma rispondi anche tu. In DoDoPA si può andare in piscina e fare ginnastica in acqua? La risposta è sì, ovviamente bisogna staccare la pompa, quindi non si può andare a fare il bagno con la pompa attaccata, però non c'è nessun problema a interrompere temporaneamente l'infusione. Un'autonomia a seconda dello stadio, gravità della malattia, ma insomma 20 minuti, mezz'ora di autonomia generalmente c'è e uno può tranquillamente andare a nuotare. Poi in situazioni simili, se uno vuole farlo per più a lungo, può anche aggiungere in quel momento lì una terapia presa per bocca, per esempio prende anche una pastiglia di levodopa, questo prolunga l'effetto dell'on e può continuare il suo bagno, la sua fisioterapia in acqua, quello Va non è un problema. sottolineato che non si può fare il bagno ovviamente con l'apparecchio attaccato, questo è chiaro. Sì, questo lo do per scontato, ovviamente c'è cioè come, diciamo, è come mettere l'iPhone in acqua, conviene Non si può. farlo. Bene. Bene. Allora a questo punto io interrompo, siamo arrivati alla fine del nostro webinar, io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, ovviamente ringrazio tantissimo i nostri relatori, la dottoressa Maria Chiara Sensi e il dottor Maurizio Zibetti. Ci rivediamo il 12 aprile al prossimo webinar sulle terapie chirurgiche e arrivederci, buon pomeriggio. Grazie, arrivederci. Grazie. Buona serata, arrivederci. Grazie.